Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Oggi vi parlerò di un nuovo progetto riguardante sempre l'ambito del riciclo creativo. Tutte le grandi idee partono da un'esigenza principalmente e la mia esigenza qua in laboratorio dopo l'ampliamento è organizzare perfettamente ogni singola cosa. Ora però vi devo raccontare che una delle mie fisse mentali più ampie è organizzare tutto dentro le scatole, o meglio cassetti, cose, ed etichettarle. Sono veramente fissato io con questa cosa qua. Voglio avere il laboratorio che sia più in ordine possibile, ogni cosa al suo posto in modo da perdere meno tempo possibile. Per cui oggi vi farò vedere come ho riciclato questi barattoli di latta per trasformarli in questo rack portaminuteria. Il progetto di oggi si sviluppa in due fasi. La prima è la costruzione del rack portabarattoli, la seconda è il riciclo e il ripristino dei barattoli veri e propri. Thank you.
faccio vedere come ho organizzato il riciclaggio di questi barattoli. Allora, la prima fase del riciclaggio dei barattoli parte da qua, dove stanno in ammollo un giorno, così da rendere l'etichetta, vedete, tutta morbida. Seconda fase, si passa alla mola, con il disco questo con i denti fileti d'acciaio per togliere tutta la carta. Questa è tutta fibra di carta, provo a tenerla che magari un giorno, tempo fa, ero curioso di sapere come si ricicla i fogli di carta per fare un foglio di carta nuovo, e qua, visto che abbiamo già le fibre, magari un giorno magari proverò, vi farò vedere. Terza fase, mola col disco in cotone, lucidatura. Questi sono prima della lucidatura, che hanno tutti questi signetti, e dopo la lucidatura non c'è più niente. Dopo che sono tornati dalla lucidatura, li apro con l'apriscatole, tiro fuori il caffè e faccio le buste. E qui sto facendo le buste per conservare il caffè. Finita questa fase qui, si torna qua al risciacquo, e questi sono tutti i barattoli che hanno finito il risciacquo, e l'ultima fase, boom, messi nel rack. E non vedo proprio l'ora di vederlo tutto pieno questo rack qua. La questione più lunga è il fatto che tutti i lavori si ripetono per tutti i tot di barattoli che ci sono. Adesso, essendo tutti bei barattoloni di caffè, questi chicchi non li voglio buttare, per cui ora mi metto qua con la macchina del sottovuoto e preparerò tutti i sacchettini sottovuoto di... Ah, maledetta! Preparo tutti i sacchettini sottovuoto del caffè, che magari un giorno, se mi viene in mente di fare un progetto, o magari se voi vi viene in mente un progetto da realizzare riciclando i chicchi del caffè e usandoli come materiale, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Qualcuno di voi si sarà chiesto durante il video come mai uso dei barattoli che sono ancora pieni. Ecco, questi li ho recuperati da un locale che li doveva buttare via perché erano scaduti, quindi per legge non si possono vendere. Io non sono molto un fan del packaging originale delle cose, sia in casa che in laboratorio cerco di non tenere il packaging originale, quindi questa confezione qua di latta mi sembrava molto bella e utile per organizzare al meglio il laboratorio. Ora, i barattoli che sono riuscito a recuperare sono circa 130, ne ho usati solo 40 per questo progetto, anche se il lavoro di riciclo per togliere l'etichetta, riportarli a splendere un attimo, è un po' lungo. Ora vi ho mostrato solamente come ho organizzato i barattoli, ma il progetto di per sé non è proprio finito al 100%. Questo è uno dei barattoli che utilizzo qua nel rack. Devo farci un'etichetta davanti per scrivere bene cosa c'è dentro. Ora, quel rack lì penso che li utilizzerò principalmente per ferramenta per mobili, quindi giunzioni, perni eccentrici, perni e barilotti, piuttosto che viti da legno, in modo da scrivermi tutto quello che c'è dentro. Ora, siccome sono un fan delle etichette, ho comprato dei fogli a 4 adesivi, un bel taglierino che taglia in forma circolare, e volevo stamparmi delle etichette facendole apposta un po' carine anche con Illustrator.
non essendo molto pratico ci sto mettendo un po' più di tempo. Se magari tra di voi c'è qualcuno che in Illustrator ha delle skills un po' più alte delle mie, se gli va di darmi una mano per creare questo file, è molto semplice, ecco, solo che non ci riesco io purtroppo. Mi piaceva l'idea di fare un'etichetta abbastanza dettagliata, nel senso, che ne so, per esempio la figura di quello che c'è dentro e tutti i parametri, quindi lo spessore, la lunghezza, il filetto, la testa, se è torx o a stella, ecco. Questo per quanto riguarda le viti, ma ci si può sbizzarrire un po' così. Per cui ci sarà sicuramente un upgrade a questo con questo tipo di etichette. Bene, spero che anche questo progetto a tema riciclo creativo vi sia piaciuto. Se avete qualche suggerimento o idea da darmi su come riutilizzare al meglio il caffè che estraggo e i barattoli, visto che ne ho ancora un centinaio, lasciatemi pure un commento qua sotto in descrizione. Io vi saluto e noi ci vediamo sempre il prima possibile con un nuovo progetto. Ciao!